sei stampiato sul fondo. Poi ho girato a sinistra, io sono fermato. Poi ho visto che arriva lassù, è arrivato giù tutto. Non ho visto più niente, ho sperato solo che sentire la sangola che andava intensissimo a dire sta tornando indietro. E sono uscito. L'unico che può aver visto qualcosa è Gerardo. E poi sul cazzo? È freddo? Qui praticamente scende giù, ok? Va avanti 2-3 metri, poi piega a sinistra su un mucchione enorme di argilla, che appena la tocchi proprio neanche ti era tutta argilla. Scende per un paio di metri, poi c'è un biglio a destra che risale e arriva praticamente in superficie. In profondità mi segnava, si è spento, questo qua un metro si spegne, quindi ero fuori, però c'è un mucchione di argilla che chiude l'uscita, mentre l'altra condotta, che è anche di tutto di argilla, scende giù verso il fondo, solo che poi quando ci siamo girati, che si era risaliti di un pezzo, non vedevo più neanche la massa. Io qua, sai che spinge leggermente qua, fa così. Io ero fermo. Sono incastrato a tornare su lì, non c'è stato un attimo che non riuscivo a passare. Vabbè, c'era le mie bolle, anche io sono passato. Però lì stringe, e poi tu mi sono più andare a sinistra, andare dietro, da quando ti sei infilato su a destra, ciao. Sì, così di tutto. Così, e aspettavo. Però lì a destra, dove tutto... Così, sarà un argillone che viene giù. È tutto registrato, eh? Non è praticamente non è attivo qua. Questo dovrebbe essere un troppo pieno di qualcosa di attivo che però non passa qua. Questo si riempie ma non c'è. Infatti una volta che lì sotto l'argilla si è alzata e la visibilità diventa zero, non si pulisce. Ah, non lo rimane proprio così, cioè vedi, non ti vedi proprio la mano. Cioè ti faccio vedere il video di dove state a fare quella strettoia. Noi facciamo così. Ma però te ne accorgi anche che se ci fosse corrente fuori qui butti un sasso, quando tocca vedi che si alza il fango per terra, poi vedi se sta fermo c'è corrente, se si muove c'è corrente.